Amici, ma soprattutto amiche, buongiorno e buon campionato a tutti. Si preannuncia ostico il ritorno in prima categoria dell'Alta Naunia, che al comunale di Ronzone ospita oggi la corazzata Borgo, la favoritissima del campionato. Domenica di pioggia e campo pesante, il confermato Mister Bellinato schiera in porta Turri, Werber Diego, il nuovo acquisto dalla Torre, Zuccal, Covi, Werber Marco, Callovini, Gabardi, Menghini, Morosini e Sabil. Risponde Mister Ceraso con Catana, Caumo, Divina, Baldessarri, Nervo, D'Andrea, Marchi, Addi, Holler, Dal Sasso, Zampiero. Parte subito forte il Borgo e dopo 25 secondi Marchi dà il benvenuto all'Alta Naunia in prima categoria, insaccando di testa un facile pallone servito da Zampiero. Brutto risveglio quindi per la formazione di casa, colpita a freddo al primo affondo dal Borgo. Al decimo minuto si fa vedere l'Alta Naunia, Marco Werber per Callovini che scatta sulla fascia destra e calcia facile di destro in bocca al numero 1 del Borgo. Calcio d'angolo Borgo, palla dentro, mischia in area, recupera palla Zampiero che viene messo giù da Dalla Torre, fischia l'arbitro, punizione dal limite. È lo stesso numero 11 che va sul pallone, rimane fermo Turri, incrocio dei pali, fortunata in questa occasione l'Alta Naunia. Dodicesimo, ancora Borgo, a Di Kamal, va di piatto destro, pallone bagnato, Turri non trattiene e come un falco arriva Holler, 2-0. La partita è ancora lunga e vuole crederci l'Alta Naunia, deve crederci. Menghini, servito sulla destra, serve Morosini che di prima intenzione gira per Callovini, Callovini entra in area e il suo sinistro si spegne alla destra di Catana che sfiora il pallone. Al ventesimo ancora Alta Naunia, Marcos dalla sinistra per Callovini, di prima intenzione serve Menghini, il suo destro si spegne fuori dallo specchio della porta. Ghiotta occasione alla mezz'ora con Gabardi che serve Callovini, il 7-9 supera d'astuzia Nervo ma Menghini in netto fuorigioco va sul pallone e l'azione viene interrotta. Prima dello scadere ancora Borgo con Baldessarri che ci prova da fuori area, il suo tiro si spegne alla destra di Turri. L'arbitro manda così le squadre negli spogliatoi per bere un tè, risultato parziale di 2-0 in favore del Borgo. Inizia la ripresa, Alta Naunia in avanti, qui Menghini viene anticipato dal numero 2 Caumo. Ma dopo soli 3 minuti il Borgo cala il tris. Bella giocata di Kamal sulla destra, serve Marchi, sinistro, palo interno e palla che finisce alle spalle dell'incolpevole Turri. 3-0, doppietta per Marchi. Quindicesimo ancora Borgo, con Zampiero che dalla sinistra entra in area e non trova di poco lo specchio della porta. Ventiduesimo, Zuccal indietro per Turri, Turri serve Covi, ma il controllo del numero 5 a Noleso non è dei più fortunati, ne approfitta Marchi che serve un ottimo pallone a Holler che dal limite dell'area piccola non perdona, doppietta per lui e titoli di coda definitivi all'incontro. Carambola di sostituzioni per entrambe le formazioni negli ultimi 20 minuti di partita e poche emozioni. Per la cronaca, l'Alta Naunia al 90° accorcerà le distanze grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Dalla Torre e concesso giustamente dall'arbitro per atterramento in area di Callovini.
Finisce quindi 4-1 in favore della formazione di Mister Ceraso. Risultato giusto, anche se frutto di molti errori fatti dalla squadra di casa. Dunque un brutto esordio per i ragazzi di Mister Bellinato, anche se non era sicuramente questa, perlomeno sulla carta, la partita dove mettere punti in saccoccia. Il campionato dell'Altanaunia deve iniziare domenica prossima, a Baselga di Pinè. Cari amici, grazie per l'attenzione, da Ronzone è tutto, arrivederci alla prossima.